nel primo tempo ha fatto qualcosa in più la Feralpi, si è visto un grande Padova. Sì, penso mi ha regalato il primo tempo, ma merito anche della Feralpi, che è un ottimo palleggio, qui lo sapevamo, però un po' contratti nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ci siamo alzati in più col baricentro, un po' più aggressivi sui portatori di palla, abbiamo fatto delle cose migliori. Diamo anche merito ai cambi, no? La lettura della partita in diretta non sempre è facile, lei ha fatto i cambi giusti al momento giusto. Sì, chi è entrato bene, poi ho cambiato qualcosa mettendo, inserendo due punte, cioè un Ceravolo, Bartolussi davanti, poi Russini tre quarti, poi la Drezza a mezzala per dare qualità nel palleggio, le cose hanno fatto bene. Poi abbiamo avuto anche due o tre situazioni, il loro portiere è stato bravissimo su Vasic, un'altra di Liguori e un'altra Bartolussi, quindi bisogna dimenticare che comunque noi queste sei partite abbiamo giocato con le prime tre della classe, quindi squadre che all'inizio della stagione sono state costruite per vincere, però anche questa sera abbiamo giocato alla pari anche con la Feralpi. Primo tempo non bene, mentre nel secondo abbiamo fatto delle cose positive. In effetti non è stato facile, non è un campo facile, la Feralpi aveva perso le ultime due, quindi aveva il dente particolarmente avvelenato, voleva senz'altro risollevarsi, però anche stasera mi ha un po' anticipato nella sua risposta, non si è vista tutta questa differenza, questi oltre 10 punti io che separano le due squadre. Io la differenza non la vedo, peccato che manca la vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e credere, e le vittorie io credo che arriveranno dopo prestazioni, di solito dopo prestazioni del genere, se no spero che domenica di giocare male e vincere. Il famoso filotto, bisogna iniziare a farlo prima o poi. Sì, bisogna fare un filotto per migliorare la classifica, però la squadra oggi ha subito gol, c'è sempre aspetti positivi, chi è entrato ha fatto bene, quindi il gruppo cresce, c'è la partecipazione da parte di tutti, manca la vittoria, quindi ci prepareremo per domenica per cercare questa vittoria. Un Padova solido però anche propositivo, continua ad esserlo. Sì, noi le nostre occasioni ce le abbiamo, poi magari non riusciamo a finalizzare, ma anche questa sera con la squadra seconda in classifica abbiamo avuto le nostre tre occasioni da gol. Che sensazione è quella che prevale in questo momento in lei? Ah, ma è... Visto che dice che voglio sempre vincere, no? No, diciamo prevale un po' di rabbia. No, poi tra l'altro in partita abbiamo visto quando ha chiamato Russini a destra per il cambio, poi ha iniziato a correre verso di lei e ha detto: sì, sì, perché proprio... ci mettono un po' troppo, quindi perché a volte basta anche 30 secondi che possono cambiare poi la partita, in positivo o in negativo. Dai, comunque più rabbia che... Sì, sì, un po' di settimane e un po' più di rabbia, perché poi analizzando le partite, rivedendole, sicuramente meritavamo qualcosa in più, ma riferisco anche alle partite precedenti. Un'ultima cosa, perché secondo lei Padova ha regalato il primo tempo alla Feralpi un po' di magari... Ah, c'è anche il merito degli avversari. Ci sono anche gli avversari, gli avversari sono di qualità, è una squadra molto fisica, ma è una squadra che poi palleggia molto bene, cioè c'ha giocatori da metà campo in su di grande qualità. Grazie. Prego. Lo saluto, ciao Vincenzo. Ciao Giorgio, buonasera. Complimenti, la squadra sta prendendo sempre la tua fisionomia, così il primo tempo, per non dire maluccio, però un gran secondo tempo. E ovviamente la prima domanda che ti faccio, inserendo, non voglio ritornare per fare polemiche a Radrezza, no, però la qualità di Radrezza con Russini ha dato quel qualcosa in più che il primo tempo il Padova non aveva, è giusto come domanda? Sì, sì, è giusto Giorgio, infatti ho inserito Igor e Simone Russini per dare maggior qualità,
Al primo tempo direi che sì, abbiamo fatto no, non benissimo, da un po' contratti, ma va dato merito anche alla Ferrarpi, che è una squadra che palleggia molto bene, quindi ci ha messo un po' in difficoltà nelle uscite. Magari dovevamo prestare un po' di più davanti, e quindi abbiamo commesso degli errori, ma va merito anche alla Ferrarpi, mentre nel secondo tempo col baricentro ci siamo alzati, poi anche nella pressione, nel pressing ultraoffensivo abbiamo fatto meglio e abbiamo creato, direi, almeno tre situazioni per far gol. Ecco, oggi ho capito proprio, ma l'ho capito proprio vedendo la partita anche in televisione, perché volevi il regista in mezzo a questa squadra. Oggi proprio l'ho capito perfettamente, oggi l'ho capito davvero alla grande, magari le altre volte un po' meno, oggi proprio l'ho capito. Senti, al di là di tutto, Vincenzo, nell'analizzare la partita, che l'abbiamo analizzata tra primo e secondo tempo, l'hai spiegata benissimo. Il Padova viene da sette pareggi, però in questi sette risultati utili consecutivi, ha fatto sempre gol nelle altre sei partite, sì, affrontando però le tre prime della classe in un campionato equilibrato. E ti dai adesso, hai un'idea di avere una squadra competitiva per poter far davvero, l'hai già detto altre volte quando ti ho intervistato, ma oggi hai avuto una convinzione ulteriore nel secondo tempo, modificandola come vuoi tu, insomma? Sì, abbiamo acquisito maggiori certezze, perché come hai detto tu, Giorgio, in queste sei partite di ritorno abbiamo giocato con la prima, la seconda e la terza squadre favorite all'inizio della stagione per vincere il campionato. Noi abbiamo giocato alla pari, l'abbiamo fatto con tutte queste squadre qui. E c'è ripeto sempre le stesse cose, ma c'è una crescita continua. Manca soltanto di vincere due o tre partite di fila per migliorare la nostra classifica. Abbiamo tutte le potenzialità per farlo e dobbiamo iniziare da domenica. Ecco, l'ultima, poi ti passo Francesco che vuole farti una domanda. L'ultima è di farti i complimenti, perché io era una delle remore che avevo in questa squadra, conoscendola discretamente abbastanza bene tutto l'ambiente, di riuscire a farla a rendere un gruppo, e sta iniziando a rendere un gruppo. C'è qualcuno ancora solitario che vuole giocare da solo, però sei riuscito a renderla un gruppo sotto l'aspetto di unione dei giocatori, sotto l'aspetto anche di gioco. Manca ancora un piccolo passettino, e ti dicevo il regista, l'ho capito perché lo volevi a tutti i costi, però sei riuscito a risistemare un gruppo che per me aveva un po' delle lacune, quindi da un punto di vista personale ti faccio i complimenti. Ti ringrazio, Giorgio, ti ringrazio, ma sì, questo è un gruppo di ragazzi che da quando sono arrivato mi ha dato grandissima disponibilità, e si fanno tutti trovare pronti, si allenano molto molto bene. Meriterebbero, come già detto anche la scorsa settimana, qualche vittoria per dare maggiore autostima anche a questi ragazzi. Francesco. Mister, hai deciso di cambiare pochissimo rispetto a domenica, ed era stata una partita molto dispendiosa. Col senno di poi lo rifaresti? Sì, hai sì, visto qualcuno no, che magari ha bisogno di riposo, o sei convinto? No, sono convinto di quello che faccio. Poi so benissimo che la più complicata è la terza, e sapevo che durante la gara avevo bisogno di poi gente fresca, e dipendeva poi dal risultato, mettere giocatori da palleggio, mettere giocatori magari più da contenimento. Quindi alla fine poi ho scelto la qualità, ho provato a cambiare anche con due punte, perché Liguori era poi ammonito, anche lui aveva speso tanto. E ho provato a giocare con due punte, con Ceravolo e Portolussi, per cercare magari centralmente di sfruttare le loro qualità. La seconda domanda è proprio questa: nelle ultime due partite hai finito col trequartista e le due punte nel finale del secondo tempo. È un'ipotesi per i finali di gara, o pensi che Bortolussi possa rendere meglio con un altro attaccante vicino, quindi potrebbe essere un'idea anche dall'inizio in qualche occasione? Sì, potrebbe essere un'idea, perché non è che dipende
dipende quello che ho a disposizione. Ho a disposizione davanti giocatori per giocare a tre, ho giocatori a disposizione per giocare con due punte, e poi trequartisti possono farlo diversi ragazzi con caratteristiche diverse, ma sì, può essere una soluzione anche questa. A me interessa trovare la soluzione per vincere partite. Certo, grazie.